Agnese Pini, come è riuscito secondo te Conte a far dimenticare i 14 mesi passati come Presidente del Consiglio di un governo con la Lega di Salvini? Indubbiamente Conte è stato un ottimo rappresentante del trasformismo, che è un po' un male della politica con una cifra molto italiana. E ricordiamo tutti il discorso che fece in Senato con Salvini accanto a lui, in cui distrusse ogni giornata praticamente dell'esperienza del governo giallo-verde che si era In appena agosto, conclusa. no? Assolutamente sì, all'indomani della clamorosa svolta salviniana che poi ha portato alla caduta del governo giallo-verde. Quindi è un percorso che è partito da lì, l'ha fatto con grande disinvoltura e credo anche con un po' di spregiudicatezza, che c'è stata da entrambe le parti poi, perché quello che ha detto oggi Zingaretti, in fondo, è un po' una consacrazione rispetto a un cambiamento che c'è stato anche nella pancia del PD rispetto al rapporto con i 5 Stelle. Abbiamo la memoria un po' corta, ma dimentichiamo che PD e 5 Stelle erano acerrimi nemici fino proprio a pochi mesi fa. Da acerrimi nemici sono diventati quasi amici, poi quasi alleati e oggi Zingaretti ha consacrato Conte. La lettura di Sallusti può avere anche un suo fondamento, no? Zingaretti consacra Conte per poi farlo fuori sostanzialmente. Però ecco, l'impatto mediatico che queste cose hanno sugli italiani è quello di fatto un cambiamento molto drastico e molto repentino, forse troppo.